Brits out, fuori gli inglesi, gridavano gli indipendentisti dell'Irlanda del Nord. Oggi il loro sogno si avvera. L'esercito di Sua Maestà, la Regina Elisabetta, dopo 38 anni abbandona Belfast, lascia quelle caserme recintate da lungo filo spinato e colorate dai graffiti della libertà, diventati il simbolo di una delle più sanguinose pagine della storia contemporanea, la lunga lotta tra protestanti e cattolici nell'Irlanda del Nord. Era il 1969 quando i primi soldati inglesi arrivarono a Belfast. Londra la definì l'Operazione Banner. Al suo apice, durante il Bloody Sunday del 1972, contava già 28.000 militari britannici dispiegati. Contro di loro l'ira scagliò la propria rabbia e le proprie bombe. 763 i soldati inglesi mai tornati a casa, 309 le vittime civili e paramilitari. Nel 1998, dopo 30 anni di guerra civile, l'accordo del Venerdì Santo. Nel 2005 l'ira depone le armi. Poi l'abbraccio tra unionisti, protestanti e repubblicani cattolici per la guida del nuovo governo indipendente. Oggi i militari che abbandonano Belfast sulle loro Land Rover blindate. Per gli inglesi è la fine dei Troubles, per la gente la fine della paura.